Regina Celi, letare, alleluia. Quiacquem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sic ut dixit. Segue la benedizione degli oggetti religiosi. Nel Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Dio onnipotente eterno, ti preghiamo per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace. Versa la tua benedizione su di noi, tuoi servi, che chiedono la tua benedizione per essere protetti, nella vita accompagnati, nella tribolazione aiutati, nella disperazione incoraggiati. Ti preghiamo, Signore, rivolgi il tuo sguardo ed imponi la tua mano potente su tutti gli oggetti sacri che i tuoi fedeli hanno portato qui. Crocefissi, statui, rosari, immagini, medagliette, catenine, candele, vestiti per malati, sale, acqua, olio e tutti gli altri oggetti. Versa in essi, Signore, la forza di Gesù risorto, perché tramite essi i tuoi fedeli siano protetti da ogni peccato e vizio. Il nostro cuore possa liberarsi da ogni paura e maledizione e fa che possiamo godere sempre la tua pace per Cristo nostro Signore. Amen. Voi tutti e tutti i vostri oggetti religiosi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Continuiamo con la preghiera, per la preghiera della guarigione dell'anima e del corpo. For healing of the sick. Preghiera per la guarigione. Uscersli Iisuse. Gesù risorto. I vecera smo ti dor. Anche stasera siamo venuti qua da te. Con i nostri bisogni, le nostre richieste, con i nostri dolori,
pasquali sa svojim radostima, ma anche con le nostre gioie. Sveti Pavao nam tako lijepo kaže. San Paolo ci dice così bene. Ako Krist nije uskrsnuo, Cristo non è risorto. Uzalud je vjera naša. Inutile la nostra fede. Uzalud je propovijedanje. Inutile sono anche le nostre prediche. Zato te u ovom uskrsnom. Per questo in questo tempo di Pasqua. Osmini. Questa ottava di Pasqua. Isuse ponajviše. Gesù. Soprattutto ti preghiamo. Da povjerujemo u tvoje uskrsnuće. Di credere nella tua resurrezione. Isuse molimo te. Gesù. Ti preghiamo per la salute e la fortezza della nostra fede. I discepoli che erano con te per così a lungo hanno dubitato. Le donne che sono venute alla tua tomba sono venute per ungere il tuo corpo, per salutarti, dirti addio. U tebe najprije povjerovao, a te in primo posto ha creduto satnik, il centurione pagano, soldato romano, a s njime i razbojnik na križu, a con lui insieme il ladrone buono sulla croce. Zato Gospodine, per questo Signore, još jednom ti, un'altra volta vorrei darti la mia infedeltà, voglio mettere nelle tue mani i miei dubbi, voglio darti tutte quelle domande che mi disturbano. Signore, rinforza e rinnova la mia fede. Uskrsti Isuse. Tu Gesù risorto. Večera se molim. Stasera ti prego. Za duhovno i duševno zdravlje. La salute spirituale dell'anima. Toliko je straha. Tanta paura.
tanta mancanza di pace nella gente di oggi. Questo dolore spirituale per la mancanza di pace spesso è più forte del dolore fisico. Spesso sembra che non si può più sopportare, come se ci porta via la voglia per la vita e ci toglie la bellezza della vita, il senso della vita. Noi spesso vorremmo, come quelle donne sulla tomba, impauriti, scappare da te. Questo tu, Gesù risorto, ti preghiamo per la pace nella tentazione, per la pace nel cuore. Così che scompare l'ansia e la paura, così che accetto questa paura come una parte della mia vita, che posso portarla come la propria croce. Quando l'abbraccio, allora mi sarà molto più facile. Ti prego per la forza e per la fede per poter abbracciare la mia paura, per poter abbracciare la mia mancanza di pace e per poter continuare la via verso di te. Tu Gesù risorto, metto davanti a te i miei dolori fisici, malattie. Tutto quello che non mi permette di vivere come maggior parte della gente. Ti prego per la forza, anche per quelle malattie fisiche, quelle che possiamo abbracciare. Molto particolare, ti prego per la grazia, che posso aiutare il prossimo a portare le sue malattie, le sue croci, le sue difficoltà, così che tu mi aiuti che posso almeno sorridere al prossimo, che almeno lo posso accarezzare, che spegni dentro di me la rabbia, mancanza di pazienza. Gesù risorto, aiutami di essere cristiano nella vita quotidiana,
così che con la mia vita, con il mio operare, posso far vedere che tu sei veramente ritorto. Che la tua benedizione della pace, dell'amore, l'inconciliazione e la fiducia si versi su di noi, sulle nostre famiglie, su tutto il popolo, su tutta la Chiesa, tutto il mondo. Ti preghiamo questo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Che vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Continuiamo.